A meno di una settimana dalle elezioni in Israele sale la tensione in Cisgiordania. Teatro del nuovo episodio di violenza è la periferia di Nablus. Un palestinese è stato ucciso dopo aver tentato di assalire con un coltello un colono israeliano a bordo della sua auto con la figlia. Mi si è avvicinato armato e ha tentato di aprire la porta della mia macchina, ha raccontato alla radio israeliana il colono. Ho preso il fucile che avevo con me e gli ho sparato. Un attentato sventato, secondo un portavoce dell'esercito israeliano, che afferma che il terrorista avrebbe cercato di accoltellare anche altri civili. La sicurezza resta uno dei temi centrali della campagna elettorale, che vede un testa a testa tra i due principali sfidanti, il premier uscente Benjamin Netanyahu, alle prese con una incriminazione per corruzione, e Benny Gantz, ex capo di Stato Maggiore e leader del partito blu-bianco. Stando agli ultimi sondaggi, il Likud di Netanyahu potrebbe conquistare 29 seggi in Parlamento contro i 28 di Gantz. In risalita, i laburisti, che potrebbero aggiudicarsi 14 seggi. Per superare il probabile stallo politico e formare una maggioranza di almeno 61 parlamentari, Gantz vorrebbe provare a convincere i partiti di destra di avere più chance per guidare un esecutivo che duri 4 anni, considerando il possibile rinvio a giudizio che grava sul futuro di Netanyahu.